Ciao bambini, eccoci a una delle nostre ultime lezioni per quanto riguarda storia. Ormai siamo in dirittura d'arrivo dell'estate e diciamo che quello che siamo riusciti a fare è più o meno tutto quello che dovevamo fare. In realtà in maniera molto superficiale, ma noi di questo siamo ben consapevoli, per cui poi quando torneremo a settembre si andrà a riguardare tutto il nostro lavoro. Allora, prendiamo la pagina 99 di Pepe. Parliamo innanzitutto del titolo. Il titolo ci dice la società e la religione. Che cos'è la religione? Lo sapete, no? Ognuno, poi sapete che ci sono diversi tipi di religioni ad oggi, no? Mentre all'epoca del Neolitico cominciava a nascere la religione. La religione è intesa come credenza, no? Credere in qualcosa, o in qualcuno. Allora, andiamo a vedere un po' qual è, diciamo, quali sono le prime forme di religione. La società invece che cos'è? Tutto quello che fa parte della vita dell'uomo, no? Quindi vedremo la suddivisione dei lavori, come vivevano in comunità, l'abbiamo già visto, quali erano i compiti all'interno, no? Abbiamo visto che si suddividevano uomini e donne, bambini, avevano lavori diversi all'interno del villaggio. Allora, andiamo a leggere la scheda che già dovevate leggere per oggi. E completare la parte sotto. In un villaggio neolitico potevano vivere da 50 a 500 abitanti, quindi diciamo che non era un villaggio molto grosso, eh? Allora vado direttamente a sottolineare perché dovreste averla già letta. Le attività erano suddivise fra i membri della comunità. C'erano gli agricoltori allevatori, che sapete chi sono, ne abbiamo parlato tantissimo perché è proprio la rivoluzione, diciamo, che fa nascere il Neolitico, no? L'agricoltura e l'allevamento. Gli artigiani, abbiamo detto chi sono gli artigiani, cioè coloro che, per esempio, creano qualcosa con le proprie mani, come avete fatto voi col vasetto, o abbiamo visto i telai, piuttosto che vedremo le statuine. E i commercianti, abbiamo visto il commercio, la scorsa lezione, abbiamo visto che esisteva il baratto, non esisteva la moneta. E quindi diciamo, tutte queste attività venivano suddivise all'interno della comunità, cioè non è che tutti erano agricoltori, allevatori, artigiani e commercianti, ma come oggi nei diversi lavori che facciamo, ognuno si specializzava nel suo settore, anche perché poi vedremo nella scheda che vi lascerò da leggere e completare, per fare determinati tipi di lavoro a un certo punto ci voleva parecchio tempo, per cui ci voleva qualcuno che era specializzato in quel lavoro, quindi non è che tutti potevano fare tutto, ognuno aveva la sua specializzazione, un po' come avviene oggi, no? Ognuno ha il suo lavoro e ovviamente ognuno nel suo lavoro è esperto, no? Allora, le persone più sagge e rispettate da tutti prendevano le decisioni per tutta la comunità. A volte si trattava di un consiglio di anziani, generalmente, comunque noi sappiamo che gli anziani o comunque le persone più grandi di noi sono più, sicuramente più sagge perché hanno molta più vita, molta più esperienza di vita rispetto a noi. Ma più spesso c'era un capo solo. In caso di pericolo, gli uomini diventavano guerrieri per difendere il villaggio. Vedremo poi più avanti invece che il guerriero sarà proprio un lavoro, diciamo così, no? Uno sviluppo della propria attività. Mentre ancora nel Neolitico, nel momento in cui veniva attaccato un villaggio, tutti gli uomini diventavano guerrieri. Nei villaggi c'era anche uno sciamano. Ecco qua che parliamo di religione, l'abbiamo già visto nel video introduttivo del Neolitico che vi ho lasciato un po' di tempo fa, o uno stregone, che invocavano le forze della natura per avere un raccolto abbondante, animali sani e per tenere lontano malattie, siccità e inondazioni. Allora, cosa faceva lo sciamano? Pregava la natura, quindi che cosa credevano gli uomini del Neolitico? Nella natura. La loro religione era fondata proprio sulla natura. Tant'è che, vediamo qui che ci dice, sono state ritrovate diverse statuine di terracotta che rappresentano figure femminili chiamate Dea Madre. Che secondo gli studiosi, scusate, che secondo gli studiosi aveva un significato religioso, cioè veneravano la dea madre che era la terra in sostanza. Eccola qua, per esempio, le statuine dedicate alla dea madre. Gli esperti calcolano che nel Neolitico una persona vivesse circa 30 anni. Questo significa che un uomo di 40 anni era già considerato molto, molto anziano.
e probabilmente faceva parte del consiglio degli anziani, no? Quindi quelle persone sagge, che prendevano un po' le decisioni per tutti quanti. Allora, scusate, cambio un attimo la schermata perché devo aprire un altro programma per completare con voi questo esercizio. Eccoci, allora, l'esercizio ci dice: scrivi nelle caselle vuote il nome di chi si occupa dei compiti elencati. Allora, prendere le decisioni per tutti gli abitanti, abbiamo detto che era o il consiglio degli anziani. Aspettate, adesso poi voi scrivetelo bene. Consiglio degli anziani, oppure abbiamo detto che era un capo. Ok? Vediamo se ci sta. Ok. Voi fatelo bene, ovviamente. Io utilizzo purtroppo i mezzi che posso. Allora, poi abbiamo detto invece. Svolge riti religiosi era lo sciamano. No? L'abbiamo letto adesso nel testo. Voi sempre, quando andate a fare questi esercizi, andate a ricavare le informazioni nel testo, perché il testo ci dice già tutto. Un po' come l'esercizio che vedrete, vi lascerò dopo, dovete andare a ricavare le informazioni nel testo, eh? Realizzare oggetti e strumenti. Allora, qui dobbiamo andare a vedere in alto, no? Perché in alto ci diceva. Tra chi tra gli agricoltori, gli allevatori, gli artigiani, i commercianti facevano gli oggetti? Abbiamo studiato nelle pagine scorse che erano proprio gli artigiani. Quali tipi di oggetti? Dipende, statuine piuttosto che i vestiti, abbiamo visto, piuttosto che altri strumenti, gli utensili che potevano servire, no? Per cacciare, eccetera, eccetera. Allora, difendere il villaggio, abbiamo detto che diventavano quindi guerrieri tutti gli uomini. Poi abbiamo scambiare prodotti in cambio di altri, abbiamo visto la settimana scorsa, erano i commercianti, e produrre il cibo per sé e per gli altri, invece chi produceva cibo, gli agricoltori e gli allevatori. Allora, questa parte di esercizio, bambini, va studiata bene perché vi dice già chiaro e tondo nome e definizione, ok? Quindi questa parte io l'ho voluta fare con voi proprio perché abbiamo la correzione già del lavoro, ma questa parte va veramente studiata bene, sottolineo benissimo. Allora, poi per quanto riguarda la pagina 100 e 101, date una lettura a voi perché in realtà sono cose che abbiamo già detto e già visto nei video. Andiamo invece a prendere insieme la pagina 102, l'età dei metalli. Ecco qui un'altra svolta importante nella nostra storia. Allora, voilà, ecco qua. Allora, verso la fine del Neolitico, circa 5.000 anni fa, perché poi abbiamo visto che inizia, l'abbiamo visto nella nostra linea del tempo, se avete bisogno tornate sempre indietro con la linea del tempo che è ben chiara e precisa, perché lì avete proprio tutta la suddivisione. Allora, circa 5.000 anni fa abbiamo detto dopo inizierà la storia, e come inizierà la storia, questo l'abbiamo detto fin dall'inizio dell'anno, con la nascita vedremo della scrittura, per dei motivi ben precisi che poi vedremo in seguito. Allora, andiamo a prendere colore. Allora, verso la fine del Neolitico, circa 5.000 anni fa, ricordiamocelo, ci fu un'altra grande scoperta, l'uso dei metalli. Cuocendo la ceramica e i cibi, gli uomini si accorsero che alcune pietre si ammorbidivano con il calore. Ecco qua. Quindi, come sempre, le scoperte avvengono quasi per caso o comunque osservando altri fenomeni, no? Quindi pure cuocevano, abbiamo visto, la ceramica per fare i vasi e si induriva, e i cibi invece che si ammorbidivano, si accorsero che alcune pietre che mettevano insieme che erano lì vicine si scioglievano o si ammorbidivano. Erano rocce che contenevano dei metalli che fondevano con il calore e tornavano duri quando si raffreddavano. Importantissimo perché proprio per cui da qui incomincia lo sviluppo di tutti gli utensili, tutto quello che ha a che fare col metallo.
Con il tempo gli uomini impararono a colare il metallo fuso in stampi d'argilla. Ecco qua. Quindi facevano in argilla gli stampi, no? Per fare, per esempio, qua vi fa vedere una freccia. E ci fondevano dentro il metallo, in modo che la freccia veniva ben precisa ed era dura e resistente, non era più in pietra che si poteva rompere. Questa era ben precisa e ben resistente. Poi, ovviamente, lo stampo veniva rotto perché non è che erano stampi come abbiamo oggi, il materiale per cui puoi tirar fuori quello che c'è dentro, no? Veniva rotto lo stampo, quindi ci voleva chi faceva lo stampo e chi poi faceva questo. Quindi c'erano, vedete, queste suddivisioni già di lavori, eh? Allora, con il tempo gli uomini impararono a colare metallo fuso e stampi di argilla per produrre oggetti di forme diversi. Gli utensili in metallo, e questa è una cosa importantissima, erano più resistenti di quelli in pietra. Occorreva meno tempo per produrli, certo, perché ora che scheggiavano la pietra in forma, qui invece fondevano e versavano, no? E quando si rompevano potevano essere nuovamente fusi per farne altri, quindi lì, diciamo così, li riciclavano, li riutilizzavano, no? Osservano i disegni in fase di lavorazione ed è quello che abbiamo fatto. Il primo metallo lavorato fu il rame, ricordatevi assolutamente il nome di questi metalli, che poi ci serviranno, li ritroveremo spesso, che mescolato allo stagno formava il bronzo. Bambini, lo stagno non è lo stagno fatto d'acqua, ma lo stagno è un metallo. Quindi il rame più lo stagno formava il bronzo. Molto dopo, circa 3000 anni fa, venne scoperto il ferro, e qui un'altra grande scoperta, perché era un metallo molto resistente, molto più resistente del bronzo, che permise di realizzare oggetti e strumenti di lavoro molto più efficaci di quelli in pietra. Questo periodo, questo ricordatelo assolutamente, viene chiamato dagli storici età dei metalli, eh? Un po' come l'agricoltura e l'allevamento avevano fatto una rivoluzione, no? All'interno della società dell'uomo, per cui si nasce il neolitico. Anche l'età dei metalli è una rivoluzione per l'uomo, tant'è che poi vedremo aiuterà lo sviluppo di altre cose. Con il ferro si realizzano anche i primi gioielli. Ecco qua altri oggetti di artigianato. Allora, questo lo completate voi da soli. Mi dite se avete domande, altrimenti arriviamo fino a qui. Allora, poi, altro lavoro che vi lascio da fare, come vi ho detto prima, è questa schedina. Allora, la leggete bene, parla appunto delle fasi e della scoperta dei metalli, di come si costruiscono, di come si realizzano. Mi fate questo esercizio sul quaderno, cioè ricopiate le frasi. Mi raccomando, mettete il titolo, le lettere maiuscole, i punti, tutte queste cose che vi ho detto poi nelle varie email. Quindi a ciascuno il suo lavoro e ricopiate queste frasi. Come le dovete completare? Cercando nel testo quello che va scritto qua, perché nel testo c'è scritto tutto. Se avete modo di stamparla, stampatela, ma queste frasi me le fate sul quaderno comunque. Altrimenti non vi preoccupate, le leggete dal video e andate poi sul quaderno a completare le frasi. Allora, per quanto riguarda, diciamo, la parte del neolitico, noi abbiamo concluso. Per cui la settimana prossima io vi metterò uno schema riassuntivo e vi darò due o tre esercizi da fare per ripassare. Faremo quella successiva poi il quiz, per cui voi ripassate tutto l'argomento neolitico, mi raccomando, e esercitatevi, mi raccomando, anche se fate fatica, ma sempre con le vostre mappe sotto mano, tutto quello che volete. A ripetere ad alta voce. So che è faticoso, bambini, ma l'unico modo in questo momento per farlo è che voi stessi vi aiutiate. Quindi fatelo, fate questa fatica perché la fate adesso e l'anno prossimo siamo già un po' più avvantaggiati. Allora, vi ripeto, qui il nostro lavoro termina qua, anche se verrà poi ripreso, bambini, perché comunque, come avete visto, abbiamo più lavorato sul libro, eh? Quindi le maestre sono ben consapevoli di quello che hanno fatto e di quello che stanno facendo. Vi allego anche un video riassuntivo sempre del Neolitico, mi raccomando, guardatelo, è anche molto carino. Direi che per questa lezione è tutto, un grande abbraccio a tutti quanti e buon fine settimana.